Mattatori di questa terza e ultima serata della Festa del Pane 2017, Matranga e Minafò. Com'è stato il pubblico questa sera? Caloroso, Mazara del Vallo, come l'avete trovata? Bello come sempre, perché poi non è la prima volta che veniamo a Borgata Costiera, anzi siamo stati forse i primi ad inaugurarlo. Ci ricordavamo di questo pubblico che è eccezionale, Mazara è sempre un'esperienza stupenda. Non è la prima volta infatti che ci incontriamo, vi ho già intervistato il primo anno se non mi sbaglio, ti ricordi di me? Allora scusa, perché non mandavi la registrazione? Te ne uscivi? No. Allora, non possiamo fare siete un... Siete ok, grazie, ma ha detto anche mai nessuno. Anche se abbiamo avuto tutti e due un incidente. No, io non ho avuto niente. Non ho avuto niente io. Perché così stai tu? Io così sto, cioè sì, proprio la mia faccia. No, ma poi se hai avuto un incidente con un camion, il camion si è distrutto. Non ho fatto niente. Beh ragazzi, Festa del Pane, sempre una bella esperienza quindi. Sì, Festa del Pane è una bella esperienza, poi una bella manifestazione, grande, è organizzata bene. La prima volta. E diciamo che visto che la Festa del Pane è lievitata, va bene. Qualcosa ve la siete mangiata in giro per la Siera? Infatti, abbiamo mangiato della carne buonissima. Mamma mia. E del pesce ottimo, veramente organizzata bene, bella colorata, un sacco di gente, la gente è stupenda. Devo dire, è cresciuta tantissimo dal primo anno. Magari verrete di nuovo in qualche altra edizione, anche senza essere ospiti. Vorremmo pure venire, ma la gente non credo che ci voglia. No, infatti vogliamo venire per mangiare, perché veramente abbiamo mangiato benissimo. Ci mancavano 2 ore di sonno e poi eravamo a posto. Tutto. Va bene, grazie ragazzi per la collaborazione, per l'intervista. Spero di vedervi prossimamente. Ok l'intervista lanciamo per teleibs.it. Bravo. Grazie. Festa del Pane 2017, Borgata Costiera Mazara del Vallo, un grande successo anche quest'anno, siamo alla terza edizione, accanto a me il consigliere Foggia, ideatore di questo grande evento che cresce sempre più, come definire l'esperienza di quest'anno? Semplicemente straordinaria, è stata un'altra manifestazione, la terza all'insegna veramente della nostra storia, della nostra cultura e della nostra enogastronomia. Devo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno coadiuvato e che hanno sposato la mia idea, persone che comunque sono impegnati nell'interesse di dare qualcosa e dimostrare amore verso questa bellissima città che è Mazara del Vallo, ma soprattutto verso questa frazione che si chiama Borgata Costiera, che adesso possiamo dire che è parte integrante del nostro territorio. Dico che è stato tutto favoloso, è stato tutto straordinario, sin dalla prima serata fino ad arrivare alla terza puntata. Abbiamo fatto delle cose importanti, abbiamo recuperato scorci di questa borgata con murales, con bellissime opere d'arte, in più sono stati recuperati bellissimi vicoli. E Borgata Costiera ormai al centro dell'attenzione dei cittadini mazzaresi, al centro della politica, al centro soprattutto di quella politica che in passato magari non la considerava, invece che adesso dà grande valore a questi borgheggiani che mi hanno tanto il rispetto. Dico che questo evento non è solo un evento conviviale, e qui si rievoca la storia, i miti, le leggende, ma grazie a tutte quelle persone che comunque ne sanno più di me, io la mia umiltà ce l'ho, dico che da solo non posso andare da nessuna parte, devo ringraziare la professoressa Rossano Morello per i testi che scrive per quanto riguarda il video, in questo caso sul Roccazzo, che è stato comunque degnamente narrato dal professore Di Maria, dallo storico, dal consulente storico, ma soprattutto dalle bellissime immagini realizzate dal dottor Salvino Martingiglio. Questo è un lavoro di squadra, questo è un lavoro di sinergico tra le parti, ma non possiamo dimenticare la straordinaria abnegazione che ha avuto l'architetto Ingenito nel coadiuvare tutte le parrocchie, tutti i comitati, realizzare i panni devozionali, negli allestimenti e chi più ne ha più ne metta. Ma naturalmente non possiamo anche non citare l'UNAC, è stata semplicemente straordinaria in modo di impegnarsi nel cercare comunque di rendere tutto più semplice al sottoscritto. Devo ringraziare il presidente Vitalagna, Ciccio Marino e tutti quei componenti che comunque mi hanno sopportato e supportato in questo evento, perché naturalmente io sono una persona che cure particolari, sono meticoloso, sono minuzioso, mi piace fare bella figura. Sicuramente abbiamo fatto altri errori che magari non commetteremo il prossimo anno, sicuramente quelli che abbiamo fatto lo scorso anno, quest'anno non l'abbiamo commessi, questo significa migliorarsi. L'obiettivo è quello di dare tanto perché tutto sommato dobbiamo fare crescere il grande valore della nostra città. Spesso ci dimentichiamo di essere mazzaresi, noi dobbiamo essere orgogliosi
di essere mazzarese. Mazara è una bellissima città, i cittadini mazzaresi meritano tanto e anche attraverso questo grande evento, questo è un evento che nella città di Mazara del Vallo a mio parere mancava, perché tutti apprezzano il Cuscus Festival, tutti apprezzano la Sagra della Salsiccia, questa è la festa del pane, quella festa del pane che quest'anno si è arricchita di un premio, la Sulana d'Oro, dove sono state premiate le eccellenze, le persone che sono contraddistinte durante l'anno. Abbiamo premiato per gente del calibro di Rosario Lisma, dell'archeologo Sebastiano Tusa, del professore Di Maria, un premio che ho voluto fortemente io perché se l'è meritato sul campo realizzando tutti questi video, la stessa Suor Paola, ma non solo, il sindaco, perché il sindaco è stato una di quelle persone che insieme a sottoscritto ha creduto in questa borgata nel recuperarla, ma soprattutto facendo dei lavori mirati e ripristinando e dando la giusta dignità, la giusta dimensione a queste frazioni. Non abbiamo lavorato solo per il centro storico, abbiamo lavorato anche per le periferie e continueremo a farlo, anche grazie alla festa del pane, ma non solo. Ritorno a essere consigliere comunale perché non mi dimentico di questo ruolo, qui sono stato l'ideatore dell'evento, l'ho fatto sia in veste da cittadino ma l'ho fatto anche in veste da consigliere comunale, ma adesso voglio andare comunque a occupare il mio ruolo che è quello che mi compete da Presidente del Consiglio Comunale, perché la città di Mazara del Vallo ha bisogno di essere attenzionata, ha bisogno di essere valorizzata, ma soprattutto ha bisogno di essere presa in modo serio, diciamo attenzionando tutte quelle problematiche che ha. La festa del pane magari in questo periodo li ha fatti dimenticare, con queste schermesse di cabaret, di grandi professionisti come Matranca e Minafò, come Cacioppo, come il grande professore Gianni Nanfa, sicuramente queste serate hanno allietato anche le menti dei nostri concittadini, ma noi non ci dimentichiamo, siamo sempre con i piedi per terra perché l'obiettivo è quello di lavorare sodo, questo significa se Foggia ci sarà comunque la festa del pane continuerà ad esserci, naturalmente i cittadini decideranno quello che vogliono fare, noi abbiamo delle grosse potenzialità come squadra, la festa del pane non è Foggia, è un grande team, anche grazie a voi che documentate sempre con TeleBS, con l'opinione, c'è l'opinione, tutto quello che si fa per la nostra città, potrebbe essere anche da sprono per quella politica mazzarese che spesso si dimentica o parla solo, quelli che contano sono i fatti e questa è la forza dei fatti. Siamo con Liliana Ingenito della Proloco, allora facciamo un sunto di queste tre giornate della festa del pane 2017, com'è andata? È andata benissimo, oggi è la terza giornata della terza edizione, edizione 2017, un numero che porta bene perché il 17, a differenza di quello che dicono, per noi è un anno meraviglioso, perché in effetti la terza edizione sta andando veramente bene. Nonostante il caldo di cui ci lamentavamo lo scorso anno, attenzione, quest'anno con 45 gradi all'ombra, qui a Borgata Costiera sono arrivate tantissime persone. Siamo soddisfatti perché abbiamo lavorato per oltre 6 mesi, perché abbiamo iniziato mesi fa appunto questa preparazione della terza edizione della festa del pane, però gli sforzi, la stanchezza non si sente proprio perché vediamo migliaia di persone arrivare a Borgata Costiera ed era questo lo scopo dell'iniziativa. Borgata Costiera, realtà contadina distante dal centro abitato, abbandonata dalle precedenti amministrazioni, è stata riqualificata con l'intervento dell'attuale amministrazione Cristaldi, di cui noi andiamo orgogliosi, che collabora insieme al consigliere Francesco Foggia che è l'ideatore della manifestazione, e quindi vedere la borgata a festa, vedere i murales realizzati dagli artisti, gli interventi di street art di cui sono stata la coordinatrice, è un sogno. Finalmente Borgata Costiera è conosciuta, pensate che sono stata intervistata anche da un emittente di Sciacca che hanno saputo di questa festa e sono venuti qui a Mazara del Vallo, a Borgata Costiera, a fare delle interviste, a riprendere gli scorci, a riprendere questa splendida borgata che per fortuna rivive grazie agli sforzi di tutti, grazie agli sforzi dell'amministrazione, della regione, dell'associazione UNAC, della Proloco di cui sono felice di far parte e di tutti i volontari e delle associazioni che quest'anno hanno supportato la nostra iniziativa, perché non siamo stati da soli, la squadra è stata una grande squadra, c'è stata la collaborazione attiva degli abitanti di Borgata Costiera, non tutti perché alcuni ancora non credono purtroppo in questa iniziativa, ci sono diverse critiche, ma noi andiamo avanti lo stesso perché le riprese parlano chiare, la gente è arrivata a Costiera, le attività hanno creduto in noi, quest'anno oltre 25 aziende sono presenti a Borgata Costiera, abbiamo iniziato, pensate, con 9 aziende, abbiamo costruito 9 stand la prima edizione, siamo arrivati a oltre 25, per cui gli sforzi sono stati tanti, la collaborazione però è tantissima. Borgata Costiera, San Francesco, Santa Maria di Gesù, le parrocchie che collaborano con noi hanno realizzato degli splendidi pani votivi, i panificatori che quest'anno sono presenti anche quelli di Castelvetrano,
hanno realizzato degli splendidi cesti. Stasera, la terza edizione, ci sarà il premio del concorso panificatori, perché il museo non solo pane, è ricco del pane non soltanto devozionale ma anche di quello alimentare. Quindi ogni anno un tassello in più, ogni anno si aggiunge qualcosa. Il premio sull'Ana d'Oro, che vogliamo dire è un'altra lodevole iniziativa, perché ogni sera verranno premiati sul palco, già le scorse serate sono state premiate delle persone che si sono distinte nel nostro territorio e non solo, stasera gli ultimi due personaggi, per cui spettacoli, degustazioni, interventi di street art, la collaborazione delle associazioni, la presenza della Casa dei Giovani, la presenza della comunità Alloggio Orchidea, l'associazione Diversamente Abili, quindi anche il sociale è importante per l'aggregazione. Io ringrazio tutti, ringrazio l'UNAC, ringrazio l'amministrazione, Francesco Foggia, e ringrazio anche i volontari dell'Associazione Turistica Prologo, che per l'ennesima volta mi seguono in questa avventura. E non è semplice seguire me, non è semplice seguire Francesco Foggia, perché veramente quando si ci crede in un'iniziativa si lavora anche la notte, si lavora con il cuore, si lavora con l'anima. Siamo felici veramente di questa edizione, ringrazio anche voi che siete ancora una volta presenti qui e che promuovete la nostra iniziativa anche voi con il cuore. A dirigere egregiamente queste tre serate della Festa del Pane 2017 sono state Alessandra Alamia e Alessia Belluomo. Bene, per te non è la prima esperienza, però ogni anno è sempre diverso e quest'anno hai dato proprio il meglio di te. Grazie, gentilissimi, buonasera a tutti. Io sono contenta di essermi ritrovata nuovamente con Borgata Costiera quest'anno alla Festa del Pane, per la Festa del Pane. È vero, hai proprio ragione, perché ogni anno è un'esperienza e un'emozione diversa, e dove c'è sempre un'emozione nuova allora la capisci che ci stai mettendo tutto il tuo cuore. Non c'è emozione ogni volta più grande di tornare qui a Borgata Costiera. Alessandra, come definiresti questa esperienza, quella di quest'anno? Per me è stata un'esperienza unica, sono state tre giornate all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Ringrazio chi mi ha voluto fortemente qui, ringrazio la Prologo, l'UNAC, l'amministrazione e il consigliere Foggia per avermi coinvolto in questa bellissima esperienza. Magari l'anno prossimo vi vedremo di nuovo insieme qui su questo palco, che ne dite? Ma ce lo auguriamo, noi siamo state benissime, Alessandra è stata un'egregia compagna di viaggio e quindi non mancherà occasione, lo spero, me lo auguro e glielo auguro anche a lei. Se questa veste, anche oltre alla sua veste da mamma imprenditrice, le è piaciuta, che ben venga, che sia un buon inizio insieme. Che ne pensi? Perché no? È stata una bellissima esperienza collaborare con Alessia, è una donna fantastica, mi ha dato dei consigli eccezionali, li ho seguiti tutti, perché non riconfermare? Siamo arrivati a conclusione di questa terza serata della Festa del Pane 2017 e come ogni anno l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, è stata in prima linea per l'organizzazione di questo grande evento di Borgata Costiera che ormai è lanciato in tutta la provincia. Come definire questa nuova esperienza, questa nuova edizione? Allora, come esperienza già siamo al terzo anno, pensiamo di averne acquisito un poco, perché da tre anni che già organizziamo sempre con la collaborazione di tutto il gruppo, che siamo in un centinaio circa, e sempre da un'idea di Ciccio Foggia, con il supporto dell'amministrazione comunale, con l'aiuto economico degli sponsor, con l'aiuto fisico di chi lavora, di chi si prodiga alla realizzazione della stessa manifestazione, perché lavori ce ne sono, la preparazione da sei mesi circa che noi ci lavoriamo. Una manifestazione del genere non viene fatta in due giorni, ma c'è un lungo percorso. Pur sacrificando le famiglie, il lavoro, gli altri impegni, allora parecchia gente si dedica alla realizzazione di questa manifestazione. A noi personalmente quello che ci gratifica è vedere la gente che ci viene ad assistere, che per questi tre giorni la vediamo sorridere, cioè ciò significa che si dimentica i problemi che li circondano, i debiti, crisi di lavoro e altri problemi. A noi ci interessa solo quello, vedere la gente sorridere. Beh, allora è stato un obiettivo raggiunto? Mi auguro di sì, per me personalmente sì, poi si dice ai posteri larga sentenza. Non siamo noi a giudicare, c'è chi ci giudica, chi ci critica, chi ci viene contro, ma noi andiamo sempre per le nostre idee.
cercando sempre di raggiungere i nostri scopi. Il nostro scopo è far divertire la gente, ripeto, far dimenticare per qualche periodo i problemi che li circondano, perché a noi fa piacere, e sottolineo, fa piacere vedere la gente sorridere. Noi ci prodighiamo solo per questo. Quali sono gli altri propositi che ha l'UNAC nei prossimi mesi? Allora, già l'anno scorso noi abbiamo fatto una prima edizione di un'altra manifestazione chiamata Benedizione Cavalli e Cavalieri, consigliataci e sostenutaci dal collega Angelo La Barbera. E quest'anno pensiamo di farla ad ottobre e pensiamo di farla meglio dell'anno scorso, perché si va sempre, ci sono sempre delle migliorie e compagnie. Perciò vi aspettiamo ad ottobre per la Benedizione Cavalli e Cavalieri. Mattatori di questa terza e ultima serata della Festa del Pane 2017, Matranga e Minafò, com'è stato il pubblico questa sera? Caloroso? Mazzara del Vallo, come l'avete trovata? Bello come sempre, perché poi non è la prima volta che veniamo a Borgata Costiera, anzi siamo stati forse i primi ad inaugurarlo, ci ricordavamo di questo pubblico che è eccezionale. Mazzara è sempre un'esperienza stupenda. Non è la prima volta infatti che ci incontriamo, vi ho già intervistato il primo anno se non mi sbaglio, ti ricordi di me? Allora scusa, perché non mandavi la registrazione? Te ne uscivi? No. Allora non possiamo fare siete un... Siete ok, grazie, ma ha detto anche mai nessuno. Abbiamo avuto tutti e due un incidente. No, io non ho avuto niente. Non ho avuto niente io. Perché così stai tu? Io così sto, cioè sei proprio la mia faccia. No, ma poi se hai avuto un incidente con un camion, il camion si è distrutto. Non ho fatto niente. Beh ragazzi, Festa del Pane, sempre una bella esperienza quindi. Sì, Festa del Pane è una bella esperienza, poi una bella manifestazione, grande, è organizzata bene. La prima volta. Diciamo che visto che la Festa del Pane è lievitata, va bene. Qualcosa ve la siete mangiata in giro per la Siera? Infatti, abbiamo mangiato della carne buonissima. Mamma mia. E del pesce ottimo, veramente organizzata bene, bella colorata, un sacco di gente, la gente è stupenda. Devo dire, è cresciuta tantissimo dal primo anno. Magari verrete di nuovo in qualche altra edizione, io anche senza essere ospiti. Vorremmo pure venire, ma la gente non credo che ci voglia. No, infatti vogliamo venire per mangiare, perché veramente abbiamo mangiato benissimo. Ci mancavano 2 ore di sonno e poi eravamo a posto. Tutto. La terza edizione sta andando veramente bene, nonostante il caldo di cui ci lamentavamo lo scorso anno. Attenzione, quest'anno con 45 gradi all'ombra, qui a Borgata Costiera sono arrivate tantissime persone. Siamo soddisfatti perché abbiamo lavorato per oltre 6 mesi, perché abbiamo iniziato mesi fa appunto questa preparazione della terza edizione della Festa del Pane, però gli sforzi, la stanchezza non si sente, proprio perché vediamo migliaia di persone arrivare a Borgata Costiera, ed era questo lo scopo dell'iniziativa. Borgata Costiera, realtà contadina distante dal centro abitato, abbandonata dalle precedenti amministrazioni, è stata riqualificata con l'intervento dell'attuale amministrazione Cristaldi, di cui noi andiamo orgogliosi, che collabora insieme al consigliere Francesco Foggia, che è l'ideatore della manifestazione, e quindi vedere la borgata a festa, vedere i murales realizzati dagli artisti, gli interventi di street art di cui sono stata la coordinatrice, è un sogno. Finalmente Borgata Costiera è conosciuta, perché le riprese parlano chiare, la gente è arrivata a Costiera, le attività hanno creduto in noi. Quest'anno oltre 25 aziende sono presenti a Borgata Costiera, abbiamo iniziato, pensate, con 9 aziende, abbiamo costruito 9 stand la prima edizione, siamo arrivati a oltre 25.
5. Per cui gli sforzi sono stati tanti, la collaborazione però è tantissima. A dirigere egregiamente queste tre serate della Festa del Pane 2017 sono state Alessandra Alamia e Alessia Belluomo. Bene, per te non è la prima esperienza, però ogni anno è sempre diverso e quest'anno hai dato proprio il meglio di te. Grazie, gentilissimi, buonasera a tutti. Io sono contenta di essermi ritrovata nuovamente con Borgata Costiera quest'anno alla Festa del Pane, per la Festa del Pane. È vero, hai proprio ragione, perché ogni anno è un'esperienza e un'emozione diversa, e dove c'è sempre un'emozione nuova allora la capisci che ci stai mettendo tutto il tuo cuore. Non c'è emozione ogni volta più grande di tornare qui a Borgata Costiera. Alessandra, come definiresti questa esperienza, quella di quest'anno? Per me è stata un'esperienza unica, sono state tre giornate all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Ringrazio chi mi ha voluto fortemente qui, ringrazio la Proloco, l'UNAC, l'amministrazione e il consigliere Foggia per avermi coinvolto in questa bellissima esperienza. Una manifestazione del genere non viene fatta in due giorni, ma c'è un lungo percorso. A noi personalmente UNAC, quello che ci gratifica è vedere la gente che ci viene ad assistere, che per questi tre giorni la vediamo sorridere, cioè ciò significa che si dimentica i problemi che li circondano, i debiti, crisi di lavoro e altri problemi. A noi ci interessa solo quello, vedere la gente sorridere. Beh, allora è stato un obiettivo raggiunto? Mi auguro di sì. Per me, personalmente, sì. Poi si dice ai posteri largo sentenza. Noi ci prodighiamo solo per questo. Buonasera e bentrovati direttamente da Borgata Costiera. Come potete vedere sto già gustando un buonissimo panino direttamente qui allo stand della macelleria Prenci, di Gino Prenci. Qui con me ho il responsabile della macelleria, che si chiama Francesco, come il nostro Francesco Foggia. E che cosa ci dici di questa serata, l'ultima conclusiva, tantissima gente, ti stai divertendo? Sì, sì, mi sto divertendo. Grazie a Ciccio Foggia che ci ha ospitato qui e noi da mostrare i nostri prodotti dalla macelleria. Che devo dire? La gente si diverte, Mazzara è in festa, la Borgata Costiera è in festa, viva Ciccio Foggia e la macelleria Prenci. E allora stasera vi aspettiamo tutti, tra pochissimo stiamo cominciando, io continuo a mangiare perché è buonissimo. Qui a Borgata Costiera questa Festa del Pane, cosa ne pensate? È stata, già questa è la terza edizione che lo fanno e sinceramente è veramente una cosa bella, viene organizzata benissimo e più a lungo andare si migliora sempre nei suoi modi. Cosa state cucinando? Mentre il panino con la milza, che sarebbe l'interiore del vitello, cioè sarebbe il polmone e la milza del vitello, cucinata con lo strutto. Il pit stop è una pausa golosa praticamente. Sì, 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 venite a provare allora. Siamo per ora tra i fumi dell'azienda agricola Saladino, che c'è proprio una bella brace accesa con della carne sopra che sta cuocendo. Cosa state cucinando? Carne di pecora e salsiccia di maiale. E poi abbiamo vino, birra, un po' di tutto per beveraggi. Beh, sembra che la clientela, a guardarla qua, si sta già raggruppando. Ci sono pure i cannoli fatti con la ricotta nostra.
bene, quindi tutto artigianale? Tutto artigianale. Perfetto, cosa ne pensate della festa del pane? Come sta andando questo? Secondo anno che ci siamo pure noi ed è bellissima. Quindi anche l'anno prossimo? Speriamo che tutto va bene e proseguiamo sempre pure noi. Forno Crimi, uno dei forni migliori di Mazara. Cosa avete portato questa sera qui a Borgata Costiera? Come le vede le solite tradizioni, abbiamo il pane condito, il pane tradizionale forno a legna, poi la pizza assortita, l'arenata con le patate, la margherita e poi le solite cose, il pane con gli ustel, le solite cose tradizionali che... Cosa ne pensa della festa del pane di quest'anno? Una bella cosa, una bella manifestazione. Con il rustichello abbiamo visto una tavola bellissima e buonissima, perciò cosa avete portato questa sera qua a Borgata Costiera? Abbiamo portato come primo la paella, ed è qua, poi il couscous di pesce che facciamo qua a Mazara del Vallo, poi abbiamo il beccafico nero dolce che è un piatto tipico siciliano di sarde nostre, poi ci sono gli involtini di pesce spada, la razza fatta alla capricciosa, poi c'è la caponata fresca, poi c'è la porchetta con i panini che abbiamo fatto, la porchetta nostra, e poi abbiamo della pasta con pesce spada, mentuccia, pomodorino e melanzane. Organizzatissimi come sempre. Sempre, anche l'anno scorso siamo... Esatto, anche il cannone non ci manca. Ci abbiamo anche le cassatine siciliane. Ok? Se volete fermarvi qui a mangiare. Parliamo della festa del pane. Cosa ne pensate di questa festa di quest'anno? Allora, la festa di quest'anno l'ho fatto pure l'anno scorso. È spettacolare, mi piace un sacco. Però io preferirei farla in un clima molto più fresco, perché non ce la faccio a cucinare. E beh, è capitata proprio la settimana torrida. 50 in cucina non ce la faccio. Quindi diciamo all'organizzatore che la fa in un clima molto più fresco. E noi siamo più attenti, più disponibile, più energia di fare questa bella festa che è spettacolare. Allora parleremo con Foggia a proposito. Ma senz'altro. E voi cosa ne pensate di questa serata? Bellissima, bellissima, bellissima. Veniamo tutti gli anni, anche noi. Di dove siete? Mazara, sì sì sì. Io invece non ero mai stata. Non ero mai stata qua, però ho trovato tutto bello. Mazzaresi, ma stranieri però, tutti mazzaresi ma stranieri. Allora io come voi, però io ci vengo tutti gli anni. Anche noi, ci troviamo bene. Difatti siamo venuti col caldo, dico no no, dobbiamo proprio partecipare a questa festa. Abbiamo mangiato i dolci e come si chiamano, la trippa, di tutto, dai, andiamo a casa stasera che soddisfatti e ci facciamo la camomilla. Grazie, allora buon proseguimento.